Questo è il primo sopralluogo in questo cantiere, sicuramente ne faremo degli altri, speriamo di doverli fare sempre per questioni positive e non per problemi. Si avvia un grande percorso che in 3 anni darà un ospedale pediatrico nuovo, un nuovo Salesi, collegato e distinto nello stesso tempo dalla struttura di Torrette, con tutto quello che serve per offrire il massimo ai piccoli pazienti che si rivolgono a noi. Un ospedale pediatrico vero e proprio, punto di riferimento non solo della nostra regione ma anche dei territori vicini, in un domino che porta a riqualificare anche altre strutture. Il sorgere pediatrico permetterà di avere la nuova camera mortuaria, le nuove strutture tecnologiche, spazi al sesto piano dell'ospedale attuale per la parte ginecologica, in un'integrazione, in un rinnovamento della struttura molto importante. A fianco di questo, gli investimenti per mettere completamente in maniera antisismica la struttura di Torrette e il nuovo parcheggio ed altro che si avvieranno. Quindi un quadro di investimento molto importante che fa veramente di questa struttura il punto di riferimento di tutta la sanità della nostra regione e anche extraregione. Investimenti che danno sicurezza a chi viene qua e che permetteranno con sempre maggiore qualità di offrire servizi. In bocca al lupo lo facciamo all'impresa, sperando che al meglio possa interpretare il proprio lavoro. Noi non mancheremo che l'occhio del padrone vigili sulla crescita dell'erba del campo, nel senso che ci teniamo veramente tanto, è una di quelle opere attese da molti anni. Rischiamo di perdere i fondi statali quando siamo arrivati in regione, invece non solo non li abbiamo persi, ma oggi li vediamo trasformare in realizzazioni utili per tutta la nostra comunità.